World Mental Health Day è dedicato alla salute mentale, il tema scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la giornata della salute che viene celebrata ogni anno il 10 ottobre in tutto il mondo. Promuovere la salute mentale e il benessere sul posto di lavoro attuando nuove strategie, questo è l'obiettivo del coordinamento Associazioni Salute Mentale che ha puntato i riflettori sulla drammatica situazione della provincia di Vibo Valentia. Bisogna fare in modo tale che si vengano assunti gli psicologi e gli assistenti sociali. Per quanto riguarda gli psichiatri c'è una carenza, ma è una carenza nazionale dovuta a un imbuto formativo che si è creato negli anni. In attesa che si reperiscano queste risorse importanti si potrebbe tentare con la specialistica ambulatoriale interna. I problemi della salute mentale sono molto complessi. E intanto quello che è importante è dare una risposta unitaria alla problematica della salute mentale, non frammentare le risposte. Sarebbe importante rafforzare molto la neuropsiche infantile territoriale e a livello regionale istituire 3 unità operative complesse di neuropsiche ospedaliere. Io credo che sia importante una unità tra gli operatori del settore e le associazioni di volontariato e il terzo settore. Insieme si possono risolvere i problemi della sanità calabrese e quelli anche di Vibo Valentia. Una sanità calabrese che fa acqua da tutte le parti, costringendo i malati a curarsi fuori regione. I numeri parlano chiaro, dati certi che fanno rabbrividire. 250 milioni di euro di mobilità passiva. Soltanto nella neuropsichiatria infantile nel 2022 abbiamo avuto noi 766 bambini che si sono ricoverati con 960 ricoveri, quindi qualcuno più di una volta, fuori dalla regione Calabria. È costato ciò alla regione Calabria 1.100.000 euro, senza parlare dei soldi spesi dalle famiglie. È per questo che noi come comunità competente abbiamo chiesto con forza, questo è un mistero, che si istituisca questa unità ospedaliera, perché è importante mettere al centro i bisogni del bambino, in questo caso della persona, e lavorare su questo, proporre e incalzare con le proposte le istituzioni. La giornata mondiale della salute mentale, svoltasi presso la Camera di Commercio del capoluogo, è stata anche l'occasione per onorare la memoria del dottor Giuseppe Greco, primario di psichiatria allo Jazzolino di Vibo Valentia, stroncato prematuramente da un tumore. Combattente silenzioso lo hanno definito i colleghi, che ha dedicato la sua vita umanamente e professionalmente ai più fragili, lottando per garantire a tutti cure dignitose e adeguate. Passione e umiltà, doti rare quelle del dottor Greco, una voce fuori dal coro che ha insegnato tanto.